Bentornati ai Forum CNPR. Ringrazio tutti voi che ci dedicate la vostra attenzione e seguite i nostri appuntamenti ogni settimana e ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Pagliuca, e parteciperanno oggi con noi a questa nuova puntata dei Forum CNPR. Oggi parleremo di tassi e inflazione. I tassi di interesse affossano le imprese mentre le banche volano. Il nostro compito, come sempre, è quello di raccogliere proposte concrete, opinioni e riflessioni dei nostri autorevoli ospiti. Vado subito a dare loro il benvenuto. Grazie all'onorevole Andrea De Bertoldi, Fratelli d'Italia, Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. Buonasera. Grazie all'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra, in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Roberto Pella, Capogruppo di Forza Italia, in Commissione Bilancio a Montecitorio. Grazie a lei, buongiorno. Grazie al senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze del Senato della Repubblica. Salve, grazie dell'invito e saluto tutti. Grazie a Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Bari. Grazie e bentrovati. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista. Buongiorno a tutti, eccomi qua, cominciamo. Bene, cominciamo con il nostro primo giro di domande. Lascio la parola a Pasqua Borracci per porre una prima domanda all'onorevole Andrea De Bertoldi. Sì, grazie Anna Maria. Onorevole, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE per ridurre l'inflazione così repentino, 10 rialzi dall'estate del 2022, sta mettendo in grave difficoltà le imprese, mentre le banche realizzano alti profitti. Quale potrebbe essere la soluzione per evitare nuovi fallimenti? Ma innanzitutto io credo di poter dare anche delle parole di speranza in quanto riprendo le considerazioni degli scorsi giorni del nostro governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, il quale ha chiarito che si sta rapidamente avvicinando il momento di un'inversione di rotta sui tassi di interesse. Quindi è ragionevole ritenere che nei prossimi mesi noi avremo sicuramente una riduzione dei tassi di interesse. D'altra parte, diciamo, noi sappiamo che la BCE si era imposta un ritorno a un tasso di inflazione del 2% e abbiamo visto come, grazie anche alle misure che abbiamo citato, siamo passati dall'ottobre del 2022, dove si era raggiunto un tasso di inflazione a due cifre, superiore al 10%, siamo invece oggi al 2,8% in gennaio. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato praticamente conseguito. Quindi, senza voler fare pressioni alla banca centrale, come correttamente ha fatto il nostro governatore, si ritiene ragionevole che nei prossimi mesi i tassi andranno a ridursi a tutto vantaggio, ovviamente, del credito alle imprese. Quindi questo è l'aspetto puramente monetario che noi andremo ad affrontare. Io però vorrei anche dire una cosa al nostro sistema imprenditoriale. Ritengo che le nostre imprese abbiano soprattutto bisogno di equity, di capitale, e quindi bisognerà adoperarsi perché venga favorito l'investimento nell'equity delle imprese. Penso in particolare al ruolo importante che potrebbero avere i fondi pensione, le nostre casse di previdenza, quindi anche la nostra cassa di previdenza dei commercialisti, dei professionisti, un ruolo importantissimo per garantire alle nostre imprese quel capitale che è fondamentale e necessario per gli investimenti. E penso al ruolo della borsa italiana, una borsa che in questo anno trascorso
ha avuto i più alti livelli di guadagno in Europa e che purtroppo non ha fatto beneficiare di questo appunto i fondi pensione, le casse di previdenza, quindi bene o male il sottostante, quindi i lavoratori autonomi che in questi fondi investono il loro capitale. Allora sarà secondo me un obiettivo fare in modo che almeno una quota significativa degli investimenti di questi fondi pensione, delle casse di previdenza, io penso almeno un 20% debba affluire nella borsa italiana, nelle small e mid cap, cioè in quelle azioni che rappresentano il cuore delle PMI. Perché solo attraverso questo percorso virtuoso noi daremmo un vero aiuto alle nostre imprese. Oggi invece cosa accade? Che i fondi pensione, le casse di previdenza per lo più investono nei fondi di private equity stranieri, americani, i quali poi con i nostri soldi tornano in Italia, si comprano le aziende italiane e magari, aggiungo, portano poi la sede di queste aziende all'estero, magari in Olanda o in Lussemburgo o in Irlanda. Ecco, noi dovremo intervenire in questo meccanismo facendo in modo che la liquidità patrimoniale possa più agevolmente, tramite la borsa italiana, affluire nelle nostre imprese. Questa deve essere la risposta più importante, che naturalmente si deve accompagnare con la politica monetaria, che ribadisco, usando le parole e le considerazioni del governatore Panetta, e sicuramente vedranno nei prossimi mesi un allentamento dei tassi di interesse. Grazie onorevole, e su questo stesso tema ascoltiamo il punto di vista dell'onorevole Marco Grimaldi, direttamente dall'aula di Montecitorio. Beh, intanto noi lo diciamo da sempre, bisogna alzare i salari e abbassare quei tassi, solo che la soluzione, ahimè, non è politica, perché la BCE in questo momento non ha dei meccanismi, come si dice, politicizzanti, cioè in cui la discussione dei vari stati e ovviamente delle varie forze economiche e sociali contribuiscono, diciamo, a queste scelte. E quindi la cosa molto preoccupante ovviamente è che finita la pandemia la gran parte delle risorse che erano destinate a una riconversione ecologica della nostra economia e alla piena e buona occupazione in questo momento sono ovviamente rallentate da due grandi vicende, ovviamente le tensioni legate a due conflitti che hanno reso più improvedibile ovviamente gli investimenti e ovviamente anche un conflitto dentro una grande discussione che vede, diciamo, al centro il futuro del nostro pianeta, che è quello della fine dell'era fossile. Come sapete, con il conflitto, diciamo, in Ucraina, invece di sentire ancora di più la spinta verso le rinnovabili e la fine di quel dominio fossile, c'è tanto, diciamo, anche riposizionamento di quelli che saranno gli investimenti nel resto appunto del continente e nelle relazioni internazionali. Grazie onorevole, e ora microfono a Forza Italia con l'onorevole Roberto Pella. Beh, indubbiamente, come lei indicava, questo aumento dei tassi sta provocando una grossa crisi nel comparto delle aziende, nel comparto delle famiglie, anche perché la maggior parte delle persone giustamente hanno acceso dei mutui a tasso variabile, e questo sta influendo molto su quella che è la gestione quotidiana e in modo particolare su quelle che sono le casse. È chiaro che oggi le aziende stanno pagando un tasso di interesse che è fuori mercato rispetto a quella che è la reale esigenza del paese. Non peraltro noi come Forza Italia abbiamo sollecitato ripetutamente la BCE nel rivedere, nonostante giustamente mantiene la sua autorevolezza e la sua indipendenza, quelle che sono delle scelte che oggi stanno portando anche delle grosse difficoltà in quelle che sono le iniziative che i governi nazionali stanno mettendo in atto. Non peraltro questa manovra e questo aumento dei tassi sta incidendo tantissimo anche in quello che è il quadro economico dello Stato, avendo in Italia un debito pubblico molto elevato, e l'aumento dei tassi si percuote in quella
quella che poi è stata una manovra economica che non ha consentito al governo, a questa maggioranza, di poter mettere in atto tutte quelle proposte, quelle iniziative che si volevano invece attuare, rinviandole a quelli che sono tempi migliori e soprattutto a quello che auspichiamo sia un ribasso veloce dei tassi di interesse. È un aumento che è spropositato rispetto alla reale inflazione, che diversa rispetto a quella del passato, perché una inflazione di importazione dovuta principalmente a quello che è stato l'aumento delle materie prime e da quello che sono stati l'acuirsi della situazione critica a livello non solo economico ma soprattutto a livello anche di territori, con queste guerre che stanno in quel momento oggi fortemente incidendo, sia quella in Ucraina che quella attuale in Medio Oriente. E quindi noi come Italia stiamo insistendo molto per quella che è una riduzione dei tassi, che credo non avverrà probabilmente prima dell'arrivo dell'estate, e questo sta ripercuotendosi molto sulle aziende, con dei tassi che obiettivamente poi non sono proporzionati invece ai tassi di interesse che le aziende privati ricevono dalle banche. Ecco che questo porta ad avere un aumento sia sulla parte delle entrate che una diminuzione dell'uscita da parte delle banche, perché molte volte assistiamo a conti correnti che ancora oggi hanno dei tassi attivi dello 0,5, dello 0,75, per non parlare dello 0,25, e molte volte le aziende devono litigare per poterli adeguare a quelli che erano tassi corretti rispetto invece ai tassi che si pagano su quello che è l'indice di indebitamento o quelli che sono i mutui che le aziende hanno portato avanti nel corso di quegli anni. Noi come governo e come Parlamento abbiamo cercato di modulare alcuni aiuti in modo particolare per quelli che sono gli under 36, proprio per cercare di aiutare, calmierare un pochettino questo momento dei tassi di interesse in quelli che sono dei contributi. È chiaro che non possiamo intervenire su quelle che sono tutte le famiglie, tantomeno quello che è il mondo dell'industria o del commercio, dell'artigianato, però quello che noi cerchiamo di fare anche attraverso un'azione coadiuvata anche con i diversi livelli e con i diversi governi, proprio per portare in qualche modo la BCE a anticipare questa diminuzione dei tassi e non, come sempre avviene, ad adeguarsi a quelle che poi sono le scelte che arrivano in modo particolare oltreoceano. Ecco, perché mi sembra che la BCE negli ultimi anni fa sempre quello che anticipa in qualche modo gli Stati Uniti, ma con una capacità da parte degli Stati Uniti di aumentare e di scendere in maniera molto più repentina e veloce, e soprattutto di adeguarsi meglio a quelle che sono le richieste che arrivano non solo dal mondo bancario, ma soprattutto dal mondo economico. Ecco, per questa ragione noi continueremo ad insistere ogni giorno per cercare di far comprendere e capire che è arrivato il momento che questi tassi devono scendere, anche perché come governo e come Parlamento, così come anche a livello europeo, abbiamo cercato tutti di calmierare quella che era quell'inflazione che aveva raggiunto un picco l'anno passato. Rispetto a quella siamo diminuiti ormai di 3, 4, 5 punti, e quindi è chiaro che i tassi di interesse non possono mantenersi così alti come erano l'anno passato, e quindi per questo auspichiamo che la BCE possa procedere immediatamente, anche se purtroppo devo dire ho il timore che prima dell'arrivo dell'estate sarà assai difficile che i tassi di interesse inizino a diminuire. Grazie onorevole, torniamo all'opposizione con il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle. Noi innanzitutto abbiamo sempre contestato la politica monetaria della BCE, perché era errata sia nei tempi e sia anche nelle modalità, perché l'inflazione che ha colpito i paesi europei era un'inflazione soprattutto legata ai costi energetici, soprattutto sui mercati finanziari, e non era quindi un'inflazione monetaria. Questo tipo di inflazione, così come è stata gestita dalla BCE anche nei rapporti tra la stessa BCE e le banche commerciali, ha prodotto anche nell'interscambio interno un aumento dei tassi al 4%. Questo cosa significa? Significa che le banche commerciali, lasciando le proprie risorse all'interno della BCE, hanno guadagnato il 4% senza correre rischi,
Di conseguenza, questo ha prodotto che le banche, per poter concedere prestiti alle imprese e alle famiglie, sono partiti da questa base di partenza. Questa è stata la causa che ha prodotto poi l'aumento dei tassi alle famiglie e alle imprese. Ora, oggi le banche in questi anni di aumento dei tassi hanno portato a casa circa 40 miliardi di extra profitti. Noi abbiamo chiesto una tassazione sugli extra profitti delle banche, e questa è una prima proposta. Il governo su questo tema è stato ambiguo, perché ci ricordiamo benissimo la conferenza stampa della presidente Meloni con Salvini, che annunciavano l'introduzione di questa tassa, stimando addirittura un gettito di 3-5 miliardi. Poi alla fine questa norma è stata completamente affossata, perché è stata data la possibilità alle banche di non pagarla. Di conseguenza oggi nessuna banca ha pagato la tassa sugli extra profitti, perché da una parte hanno preferito destinare la tassazione ad incrementare il patrimonio netto, però questo poi ha prodotto un gioco perverso contabile, perché le banche hanno alleggerito i loro bilanci degli accantonamenti sui crediti, e di conseguenza hanno potuto redistribuire questi extra profitti agli azionisti. Gli azionisti hanno portato a casa questo record d'oro sugli utili distribuiti. Ora noi chiediamo innanzitutto due cose importanti. Innanzitutto il ripristino di questa tassa sugli extra profitti delle banche. Secondo, la creazione di un fondo ristoro mutui per andare a calmierare e a ricalcolare a questo punto i mutui che hanno subito questi incrementi della tassazione. E poi la terza nostra misura, che stiamo portando avanti anche nel mille proroghe, è quello di ripristinare le agevolazioni fiscali sui mutui prima casa dei giovani, che il governo Meloni ha cancellato. Grazie senatore. Noi siamo giunti al nostro giro di boa e quindi ci affidiamo a Paolo Longoni per un primo bilancio di questa puntata. Allora, ho ascoltato gli interventi dei nostri ospiti, dai quali ho dedotto che in fondo non c'è una grande attività di aiuto alle imprese, ma indipendentemente da questo, che fa il conto con le risorse che ha a disposizione chi governa, c'è un quesito che tutti quanti noi dovremmo porci. Se i tassi sono in salita perché le banche centrali ritengono correttamente, dal punto di vista macroeconomico, che una crescita dei tassi combatta l'inflazione comprimendo la domanda, e quindi lo fanno e fanno bene a farlo, i tassi sono in salita, ma tutto questo dà origine a extra profitti per le banche. E allora c'è qualcosa che non funziona nel circuito, perché il costo dei maggiori tassi va tutto interamente a carico del destinatario finale. La questione degli extra profitti noi l'abbiamo vista anche in relazione alla crescita dei costi energetici. Crescono enormemente i costi delle materie prime per l'energia, aumenta il costo dell'energia, ci mancherebbe altro, però chi somministra energia, Enel, Eni, eccetera, eccetera, fa extra profitti. E allora cos'è che non funziona in questo circuito? Perché se crescono i costi, crescono solo per me, che sono il destinatario finale della questione. Grazie a Paolo Longoni. Andiamo avanti, noi siamo giunti al nostro tweet. Il tweet, lo ricordo, è una domanda che richiede una risposta veloce, favorevoli o contrari. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. La Corte Costituzionale, in una recente sentenza, ha reso possibile il suicidio medicalmente assistito al fine di riconoscere la piena libertà di autodeterminazione alla persona malata. La Regione Emilia-Romagna ha già disegnato il percorso da seguire per verificare la presenza dei requisiti indispensabili previsti dalla consulta. Ecco allora il nostro tweet. Siete favorevoli o contrari sulla necessità che anche tutte le altre regioni si muovano in tal senso? Partiamo dall'onorevole Andrea De Bertoldi di Fratelli d'Italia. Guardi, questo è un tema etico di particolare importanza. Io sono sicuro, come
penso si sappia, un liberale, ma anche sono anche un cattolico e sono profondamente rispettoso del valore della vita. Quindi è veramente un tema difficile. E penso che proprio per questo vi debbano essere delle indicazioni molto ferre, delle condizioni, come mi pare anche la consulta abbia previsto, molto precise per poter arrivare al fine vita. E quindi proprio per questo ritengo che dovrebbe essere, non sono un costituzionalista, non voglio entrare nel merito giuridico, ma dovrebbe essere un'indicazione e una diciamo regolamentazione di carattere nazionale prima che di carattere regionale. E pur essendo un convinto autonomista, provengo da una provincia autonoma, quindi l'autogoverno e l'autonomia per me è nel mio DNA, ma ecco, su temi così importanti credo che vada presa una decisione a livello nazionale che possa regolare un po' tutto il nostro territorio con vincoli e limiti ben precisi, proprio perché ovviamente la libertà è un valore fondamentale, ma se mi è permesso, la vita lo è ancora di più. E ora ascoltiamo il punto di vista dell'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra. Sono favorevolissimo al fatto che lo Stato, il Parlamento, si prenda la parola, perché non si può continuare a lasciare ai giudici dei temi così delicati. Vale per il fine vita, vale per lo ius soli, vale ovviamente per il riconoscimento dei figli alla nascita. Ecco, io credo che questo paese arrivi sempre troppo tardi e lasci in balia, diciamo, della giustizia o delle lotte in qualche modo contro tutte e tutti di alcune famiglie italiane. Cioè, penso che senso ha che alcune madri siano finite in tribunali per dover riconoscere e poi adottare i propri figli? Che senso ha che una persona debba andare in Svizzera per chiedere, diciamo, dignità alla fine della loro esistenza o dei loro cari? Per questo siamo favorevolissimi. E ora il tweet dell'onorevole Roberto Pella, Forza Italia. Guardi, io sono dell'idea che è giusto lasciare libertà a ogni singola regione, a ogni singolo consigliere, di poter fare quelle che sono scelte che non devono essere sicuramente rimanere all'interno del dibattito di un singolo partito, ma della coscienza e dell'opinione di ogni singola persona. Ecco. Quindi io credo che molti colleghi di Forza Italia, alcuni sono favorevoli, altri sono contrari. Io personalmente sono contrario. Sono contrario perché ho una concezione diversa rispetto a questa scelta, però non è che mi metto per traverso a quella che deve essere invece una maggioranza che può trovarsi anche in maniera diversa tra territorio e territorio, tra regione e regione. Ecco, è chiaro che comunque non possiamo fare dei trattamenti diversi una regione rispetto all'altra, quindi auspico anch'io, mi auguro che si possa trovare una soluzione tale da garantire, però non condivido neanche questa scelta di alcune autorità politiche di spingere più, non tanto per convinzione ma anche per interesse politico, su quelle che sono determinate scelte, su quello che l'Emilia Romagna, ovviamente la capogruppo di Forza Italia, ha espresso un'opinione negativa. Io sono dell'idea che è giusto che il confronto avvenga nelle aule dei consigli, ma avvenga anche cercando di trovare quelle che sono le soluzioni più condivise. Io, come le dicevo, io personalmente sono contrario, anche perché ritengo che il dono della vita sia qualcosa di troppo importante, e per questa ragione, probabilmente anche perché ho una concezione diversa rispetto ad altri, non mi trova favorevole, però ribadisco, è giusto che ognuno esprima la propria idea. Io comunque quello che auspico, ecco, che ogni partito, ogni movimento lasci libertà di coscienza, proprio perché questo è un tema che va al di là quelle che sono le convinzioni e l'onestà politica che ognuno di noi deve avere anche nei confronti del partito che è stato eletto, ma che in qualche modo tocca veramente la coscienza di ognuno di noi. Ecco. Quindi io, per rispondere in maniera molto chiara alla sua domanda, sono contro,
però sicuramente dico fanno bene i governi regionali a poter approfondire questo tema, a discuterlo in quello che è l'ambito del Consiglio, però ecco quello che direi di non fare delle forzature, di non fare una rincorsa né da un lato né da un altro, perché questi sono aspetti che veramente sono importanti e quindi è giusto che ognuno possa agire per quello che dice la propria convinzione o quello che è la propria coscienza o quello che è anche il suo credo religioso, che comunque è diverso rispetto a ognuno di noi rispetto a un'altra figura. Ecco. Quindi questo è un po' il mio pensiero sulla domanda, che non è una domanda facile, perché immagino che capisco che molte persone in questo momento ci ascoltano, non condivideranno la mia contrarietà, però la mia contrarietà è una contrarietà personale, ma ribadisco, essendo che la politica poi deve prendere delle decisioni, è giusto che queste decisioni vengano prese, però vengano prese, come dico, nell'interesse veramente del cittadino e non nell'interesse di cavalcare una posizione politica in quel momento può essere vantaggiosa più di un'altra, ai più semplici scopi elettorali o magari di avere qualche voto in più o qualche percentuale in più per quelle che saranno le future elezioni europee, perché questi sono aspetti su cui io credo che la politica deve fare tre passi indietro per lasciarne fare quattro in avanti a chi ricopre questi ruoli, ma come ribadisco, lo voglio dire per l'ultima volta, in quella che è la coscienza che ognuno di noi deve portare e che ovviamente non può essere in qualche modo calpestata rispetto ad un voto che deve per forza adeguarsi a quelle che sono scelte fatte da altri. Andiamo ora dal senatore Mario Turco, Movimento 5 Stelle. Beh, innanzitutto ci sono stati dei tentativi, come in Veneto, di approvare delle leggi regionali, ma senza risultato. Ci sono delle sentenze ormai che acclarano questo diritto civile al fine vita. Il Parlamento deve assumersi la responsabilità di andare a disciplinare una legge per diciamo il fine vita per le persone che soffrono. Il Movimento 5 Stelle è già a tempo sul tema, abbiamo proposto un disegno di legge che è fermo da oltre un anno in Parlamento, dove noi siamo favorevoli a disciplinare il fine vita per tutte quelle persone che soffrono da tempo e che non hanno più la speranza per poter arrivare ad un traguardo che ripristini la loro vita. E ora l'opinione di Pasqua Borracci. Penso che la vita umana è il bene più prezioso che abbiamo, che ognuno di noi ha il diritto di viverla con dignità. La scelta di congedarsi dalla vita in caso di malattia grave sicuramente non è una decisione facile, né per il malato e tantomeno per i suoi familiari. Bene ha fatto l'Emilia-Romagna ad istituire un comitato regionale per l'etica nella clinica. Questo fino a quando non ci sarà una legge nazionale che potrà garantire l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale. Grazie Pasqua, e ora ascoltiamo Paolo Longoni. Allora, la questione della fine vita è strano in un'epoca nella quale si parla di libero mercato, di libertà dell'individuo, di ritorno a principi della autodeterminazione automatica addirittura, però sui temi cosiddetti etici si fa un po' di oscurantismo. Bene, la Corte Costituzionale, con la sentenza che è stata citata, ha voluto dire che non è costituzionalmente corretto impedire il suicidio assistito, mentre l'eutanasia resta un qualcosa di vietato, perché nell'eutanasia c'è il medico che provvede, il medico è un soggetto estraneo che provvede a procurare la morte, mentre il suicidio assistito prevede l'autodeterminazione dell'ammalato, che dice consapevolmente: io non ce la faccio più, per piacere aiutatemi al suicidio. Ma ritornare a temi da stato etico
in un'epoca nella quale lo Stato etico non c'è più o non dovrebbe esserci più, è rimasto soltanto nell'Islam, mi sembra un po' troppo. Lasciamo libertà di autodeterminazione all'ammalato o, quando è necessario, ai familiari dell'ammalato, se l'ammalato non è più in condizione di autodeterminarsi. Grazie a Paolo Longoni e a tutti voi per le vostre risposte su questo tema molto delicato e molto importante. Andiamo avanti con il secondo giro di domande e torniamo al tema della nostra puntata. Se posso, chiedo nuovamente la collaborazione di Pasqua Borracci per porre una domanda, questa volta al senatore Mario Turco. Sì, grazie. Senatore, le imprese non sono le uniche che hanno sofferto a causa dell'aumento dei tassi. Anche le famiglie, per le famiglie non è stato un periodo facile, tra inflazione alle stelle e mutui impossibili. Tutti attendono con trepidazione l'inversione di marcia. Che cosa accadrà ora? Ora, innanzitutto, i dati economici che sono stati recentemente forniti dall'Istat, noi li abbiamo un attimo riassunti. Produzione industriale meno 2,5%, investimenti delle imprese meno 5,8%, potere di acquisto delle famiglie meno 1,2%, crediti bancari a famiglie e imprese meno 2,8%, infine prezzo dei generi alimentari più 9,8%. Questi sono i dati economici disastrosi della nostra economia dopo i 18 mesi del governo Meloni. Ora, oltre alle imprese che sono in ginocchio, qui abbiamo il tema delle famiglie. Cosa fare per andare a sostenere soprattutto il potere di acquisto delle famiglie? Oggi abbiamo il problema dei salari. In Italia, rispetto a tutti gli altri paesi europei, i salari fanno fatica a riprendere il loro potere di acquisto dopo 3 anni di forte inflazione. Per cui noi la prima cosa che dovremmo fare è ridare quella perdita di potere di acquisto dei salari ai lavoratori. E quindi il primo aspetto è andare a rivendicare sui salari quel potere di acquisto che i salari hanno perso, stimato proprio recentemente dalla Banca d'Italia nella relazione di Panetta, del direttore Panetta, del 22%. Quindi il problema salariale delle rivendicazioni e degli accordi salariali scaduti sono il primo aspetto che bisogna andare a considerare. Poi abbiamo il tema del salario precario, per cui oggi noi dobbiamo garantire un salario stabile ai lavoratori, per cui contestiamo anche i dati sull'occupazione, perché quando noi andiamo a esaminare questi dati, sì, l'occupazione aumenta in termini di numero di lavoratori, però dobbiamo andare poi a esaminare e a declinare quel dato, cioè il numero delle ore lavorate è aumentato o è diminuito, perché molti di quei lavoratori hanno lavori precari. E poi dobbiamo andare a considerare anche la qualità del salario, perché oggi in Italia abbiamo dei salari poveri di 3, 4, 5 euro l'ora, che sono completamente fuori dal contesto in cui noi viviamo, soprattutto per effetto anche dell'inflazione. E quindi noi andiamo a rivendicare la necessità di salari stabili e soprattutto l'introduzione del salario minimo legale. È impensabile che l'Italia sia uno dei pochissimi paesi in Europa a non avere una legge sul salario minimo legale. La Germania l'ha portato a 15 euro, la nostra proposta parte da una base di partenza di 9 euro lorde per dare dignità al lavoro. Grazie senatore, su questo stesso tema ascoltiamo l'opinione dei nostri ospiti. Partiamo da Forza Italia con l'onorevole Roberto Pella. Beh, noi su quello che compete le famiglie abbiamo cercato nella manovra economica di incidere in modo particolare su quello che è il cuneo fiscale, con questi famosi 100-120 euro in più che si trovano ogni lavoratore dipendente, che in qualche modo può calmierare quello che è l'aumento
dell'inflazione sulla spesa al carrello, quello che è l'aumento dell'inflazione dei tassi di interesse, che come dicevo prima ovviamente si fa sentire, anche perché molte persone hanno, diciamo, provveduto nel corso di questi anni a quello che è il tasso variabile e non al tasso fisso, anche perché arriviamo da un decennio di politica dei tassi molto bassa, e devo dire che su questo fronte durante la conduzione della BCE del nostro presidente Mario Draghi sicuramente c'era stata un'attenzione e anche una capacità di incidere su quelle che erano determinate scelte in maniera molto più forte, molto più incisiva rispetto all'attuale presidenza Lagarde. Quindi noi, devo dire che nella conduzione in quegli anni siamo riusciti a dare un riscontro decisamente diverso rispetto a quelli oggi. Quindi abbiamo nella manovra economica mantenuto quello che è l'abbattimento del cuneo fiscale, anzi aumentando, diciamo, la platea, andando oltre anche una percentuale per quelli con 35.000. Abbiamo in qualche modo introdotto e in quest'anno ampliato quello che è la fascia del fringe benefit, cioè la possibilità da parte delle aziende di poter erogare un contributo ai propri lavoratori che è esentato dalle tasse. È una norma che era stata introdotta dal governo Draghi, ma proposta nuovamente l'anno passato dal governo Meloni nel 2002. E poi nel 2003 si era arrivato ad una possibilità di arrivare solo per coloro che avevano figli a carico, invece quest'anno abbiamo finalmente potuto ampliarla e portarla, diciamo, con un'esenzione fino a 1.000 euro per tutti. E sicuramente non sono i 3.000 euro di 2 anni fa, però devo dire è già un grosso segnale di attenzione, anche perché questi soldi possono essere erogati a deduzione totale da parte dell'azienda e nello stesso tempo i lavoratori la possono ricevere senza pagare nessuna percentuale di prelievo dal punto di vista di quello che è l'IRPEF o l'INPS. Abbiamo poi in qualche modo rimodulato quelle che sono le aliquote fiscali, anche qui con una riduzione che va incontro soprattutto alle fasce, quelli con i minori redditi, soprattutto la fascia fino ai 30-35, per poi, diciamo, arrivare a un pareggio intorno ai 50-55 mila euro. E soprattutto stiamo provvedendo in quella che è la riforma fiscale, apportando alcuni accorgimenti proprio per rimodulare quelle che erano determinate detrazioni e quindi aiutare un pochettino il cittadino a essere più sereno anche in quelle che sono le dichiarazioni, ma nello stesso tempo anche di contribuire, insomma, attraverso quello che è l'abbattimento economico. Quindi devo dire che in un momento di ristrettezza economica come quello che attraversano tutti gli stati al mondo, in quella che è una contrazione anche del prodotto interno lordo, non peraltro vediamo paesi che sono sempre stati paesi trainanti come la Germania o la Francia, in questo momento hanno un segno negativo o sono in grosse difficoltà, a differenza di un'Italia che anche grazie al PNRR sta dando un risultato positivo anche di crescita e soprattutto di aumento del prodotto interno lordo. Ecco, nonostante questo abbiamo cercato di fare una manovra contenuta proprio per evitare che poi i mercati finanziassero, ci aggredissero come è successo nel passato, ma nello stesso tempo una manovra anche concentrata sulla crescita proprio per aiutare determinate famiglie, così come anche le imprese, perché anche qua abbiamo in qualche modo lavorato su quelle che erano determinate scelte come Industria 4.0 oppure quella legata alla Sabatini, cioè tante proposte e iniziative che in qualche modo vanno anche incontro al settore produttivo, ovviamente cercando di aiutare in modo particolare le piccolissime aziende e anche le partite IVA, perché come ben sapete abbiamo anche portato quest'area, ampliato quest'area della no tax proprio per cercare di stimolare le persone a lavorare, ma nello stesso tempo anche a trovarsi in tasca qualcosa in più, considerando che normalmente ognuno di noi lavora per più di 6 mesi all'anno per il governo e poi le restanti per se stesso. Ecco, quindi tante piccole cose che sono importanti, significative, che però sommate, messe insieme, fa sì che, non perché io in questo momento siedo nei banchi della maggioranza, ma obiettivamente queste iniziative non le abbiamo viste anche nei periodi di espansione
che abbiamo avuto negli anni passati, in un momento di criticità come quello che stiamo attraversando, devo dire che più di così sinceramente non potevamo fare, perché, voglio ribadirlo, abbiamo voluto mantenere fede a quelli che sono i conti economici, anche in una trattativa non facile, complessa, che il ministro Giorgetti porta avanti quotidianamente con l'Europa, e nello stesso tempo anche su quello che è un patto, nuovo patto di stabilità, che se da un lato ci è stato criticato per avere in qualche modo limitato poi determinate spese negli anni futuri, ma voglio ricordarlo, quando si condividono le cose bisogna condividerle in 27, non si può sempre passare la propria linea, ma un patto di stabilità che sicuramente in un momento di espansione, come noi auspichiamo che il prodotto interno lordo possa crescere nei prossimi anni, potrà essere sicuramente molto meglio rispetto al patto di stabilità che abbiamo avuto prima dell'avvento del Covid, perché come ben tutti sanno poi è stato in qualche modo fermato e ovviamente adesso doveva ripartire. Quindi io obiettivamente ritengo che la contrattazione che abbiamo fatto con l'Europa è stata una contrattazione positiva. Come sempre si può far meglio, ma come sempre si può fare anche tanto peggio, ecco. Quindi vorrei vedere oggi chi ci critica cosa avrebbe fatto, perché nel momento che ha potuto farlo negli anni passati, e parlo della sinistra, ovviamente non ha mai saputo invece anche dare quel contributo, quello spazio anche di libertà poi di spesa, in modo particolare anche agli enti territoriali, regioni, comuni e province, che in questi anni sono stati vincolati da un patto di stabilità molto rigido, che invece negli ultimi anni è stato in qualche modo diventato, e questo governo di centrodestra vuole lavorare molto proprio per permettere alle regioni, ai comuni e alle province di poter essere motore trainante in quella che è la spesa pubblica, anche perché abbiamo visto che i territori sanno spendere in maniera più veloce e anche in maniera più incisiva le risorse nazionali ed europee come il PNRR, ma soprattutto perché sanno anche rispondere, perché sono conoscitori dei reali bisogni e delle esigenze che i singoli territori hanno. Grazie onorevole, torniamo ora all'opposizione e ascoltiamo il punto di vista dell'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra. Beh, intanto noi lo diciamo da tempo, serve un meccanismo di indicizzazione dei salari, e questo potrebbe essere fatto assieme a un salario minimo nazionale o un salario minimo europeo. Perché diciamo questo? Perché tutto viene indicizzato il costo dei nostri ovviamente prodotti di prima necessità, vengono indicizzati ovviamente i mutui, vengono indicizzati il costo dell'energia, l'unica cosa che non viene indicizzata sono appunto i nostri salari. Certo, forse oggi è difficile reintrodurre un meccanismo di scala mobile, ma con un salario minimo legale indicizzato tutto questo sarebbe più facile. Siamo in un paese, come abbiamo detto, in cui ci sono più di 3 milioni di italiani che lavorano e sono comunque poveri. Lavorano e lavorano con meno di 9 euro l'ora. Un salario minimo legale a 9 euro intanto riporterebbe la discussione della dignità dei luoghi di lavoro al centro, ma ci sono anche tante altre vicende. Ovviamente la precarietà e tanti contratti che hanno destabilizzato anche le certezze degli italiani. Penso che la gran parte dei nuovi assunti, 8 su 10, sono a tempo determinato, e molti di questi sono in contratti come lo staff leasing, che vede cooperative che hanno spesso la possibilità di scegliere alla carta i contratti collettivi nazionali migliori. Grazie onorevole. In chiusura torniamo alla maggioranza con l'onorevole Andrea De Bertoldi. Ma a questo riguardo, ecco, la situazione è un po' diversa. Io voglio chiarire che alcune colpe ce le hanno anche i cittadini, quando magari hanno preferito optare per mutui a tasso variabile per guadagnare qualche zero virgola, mentre il tasso fisso costava importi veramente irrilevanti. Ricordiamo che fino a pochi mesi fa insomma si facevano tassi fissi intorno allo 0,5, l'1, l'1,8%, e magari per spuntare uno zero virgola di guadagno si rimaneva nel tasso variabile, e questa purtroppo è stata una colpa di quei cittadini che non hanno capito che non bisognava rischiare peraltro per importi così irrilevanti.
Ed oggi non si può pretendere certamente che lo Stato destini quelle risorse che vanno destinate alla sanità, alla socialità, alle infrastrutture, per coprire magari degli comportamenti che sono stati poco, diciamo, prudenti, poco tipici della prudenza che il buon padre di famiglia dovrebbe avere. Perché tutti coloro che hanno fatto dei tassi fissi oggi continuano a pagare in tassi di interesse spesso inferiori all'1%. Quindi questa è la risposta, diciamo, più sul piano monetario. Più generalmente i problemi che i cittadini, i lavoratori dipendenti hanno avuti, credo che hanno visto un intervento del governo sul piano, ad esempio, della riduzione del cuneo fiscale, con la riforma fiscale, con la riduzione delle aliquote, e quindi diciamo che quello che è stato possibile fare sicuramente si è fatto e si sta facendo, sempre compatibilmente con, diciamo, le limitate risorse. Ma torno ancora a quello che ho detto prima, per significare che anche per i cittadini, anche per i dipendenti, anche per i privati, la vera risposta sta nella ripresa del paese. E la ripresa potrà venire solamente nel momento in cui riusciremo a veicolare maggiormente la ricchezza nazionale, la liquidità presente nei conti correnti, ma anche quella liquidità investita nei fondi di private equity stranieri, riusciremo almeno in parte a riportarla nel mercato nazionale, nella borsa italiana e quindi nelle nostre imprese. Ecco, lì dalla ripresa sta la risposta delle risposte. Grazie onorevole. Noi siamo alle nostre battute finali. Non ci resta che affidarci a Paolo Longoni per la consueta analisi. La seconda parte degli interventi dei nostri ospiti riguarda gli effetti per le famiglie della crescita dei tassi di interesse, del maggior costo del denaro. E anche qui siamo a ragionare su una questione di chi profitta del rialzo dei tassi. Perché se il rialzo dei tassi serve a comprimere la domanda, bene, ma questo rialzo dei tassi genera extra profitti. E allora qui un intervento legislativo avrebbe potuto essere fatto, magari mettendo un tetto massimo alla crescita dei tassi da parte delle banche. Perché se è vero che il tasso di interesse che si corrisponde per un finanziamento, per un mutuo, perché di questo stiamo parlando, è la remunerazione anche del costo che la stessa banca che mi presta il denaro deve fronteggiare per approvvigionarsi del denaro, ebbene, questo voglio pagarlo, ma perché quel che pago genera un plus valore di profitto per la banca? Qualcosa non funziona. E allora inserire un tetto massimo di tasso, un tetto massimo di crescita dei tassi di interesse per i mutui a tasso variabile, è certamente uno strumento che poteva essere posto in essere, ma che forse non si è avuto la fermezza di mettere in campo. Grazie a Paolo Longoni e colgo l'occasione per ringraziare anche i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili Luigi Pagliuca e hanno partecipato insieme a noi a questo forum numero 111. Oggi abbiamo parlato di i tassi di interesse affossano le imprese mentre le banche volano. E allora grazie all'onorevole Andrea De Bertoldi, Fratelli d'Italia, Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. Grazie a voi, buona serata. Grazie all'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra, Commissione Bilancio a Montecitorio. Grazie a voi davvero, a presto. Grazie all'onorevole Roberto Pella, Capogruppo Forza Italia in Commissione Bilancio a Montecitorio. Grazie a lei, buona giornata, grazie. Grazie al senatore Mario Turco, Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze del Senato della Repubblica. Io vi ringrazio e ringrazio dell'invito e saluto tutti. Grazie a Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Bari. Grazie a tutti, a presto. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista.
Bene, grazie a tutti, grazie per i vostri interventi, grazie per il contributo che è sempre interessante e ricco per le nostre attività. Ci vediamo la settimana prossima. La nostra puntata termina qui. Ringrazio tutti voi che anche oggi ci avete dedicato la vostra attenzione e noi ci rivediamo presto con un prossimo appuntamento dei Forum CNPR.